Vi chiederete cosa facciamo su un circuito di bicicletta. Siamo al Vittoria Park di Brembate. Vittoria è uno dei più grandi produttori di pneumatici per biciclette nel mondo. Producono pneumatici per bici da strada, per mountain bike, ma anche per gravel. E proprio di gravel oggi parliamo, ma di gravel legato al mondo del running. Infatti Vittoria, insieme a Craft, azienda svedese produttrice di abbigliamento e scarpe di outdoor, ha progettato la prima scarpa gravel. Cosa vuol dire? Gravel è una tipologia di bicicletta e di disciplina a metà strada tra la corsa su strada e la mountain bike. Allo stesso modo, Craft e Vittoria hanno cercato di interpretare la scarpa da running che fosse una via di mezzo tra la scarpa da strada e la scarpa da trail, creando un ibrido che possa andare bene nelle corse che prevedono dei terreni misti. Per cui se dovete uscire e andare a correre al parco, ma fate prima una parte di asfalto e poi una parte di sterrato, oppure siete in montagna e dovete andare a correre su sentieri, ma partite da più lontano e avete dell'asfalto, questa tipologia di scarpa è una scarpa che può andare bene per queste situazioni. Parliamo della Explore di Craft. Qual è la particolarità di questa scarpa? Sta soprattutto tutto nel battistrada. Come potete vedere, il battistrada è stato creato utilizzando esattamente il materiale e due tipologie di pneumatici di Vittoria, che si chiamano terreno dry e terreno mix. Terreno dry è la parte più interna di questo battistrada che aiuta a far scorrere il piede. Possiamo definirlo una tipologia di battistrada per i terreni meno accidentati, per cui quando si corre su asfalto questa è la parte che fa scorrere un pochino di più il piede. Mentre terreno mix è la parte laterale che dà più stabilità quando si va a correre su terreni un pochino più tecnici. Chiaramente non è una scarpa per fare sky race o gare troppo tecniche. Deve essere utilizzata sui terreni misti dove può dare il meglio di sé. Vediamo altre caratteristiche di Explore. Parliamo di intersuola. 38,5 mm nel tallone e 32,5 mm nell'avampiede per un drop totale di 6 mm. Mescola in TPU, alleggerita, parliamo comunque di una scarpa che pesa 300 grammi, per cui non proprio una scarpa per allenamenti o gare veloci, ma adatta soprattutto anche per la sua grande robustezza per gare prolungate. Possiamo pensare ad esempio a una cortina d'Obbiaco. Questa potrebbe essere una scarpa perfetta per fare quella tipologia di corsa. La tomaia è in mesh ingegnerizzato, è molto leggera e traspirante, veste molto largo. L'abbiamo utilizzata proprio questa sera su questi percorsi. Abbiamo fatto una staffetta in squadre da tre e abbiamo corso su asfalto, su tratti in sterrato, su un pezzo della Parigi-Roubaix inciottolato, su tratti in erba, in salita, in discesa. Il comportamento del battistrada è stato molto buono. Ha preso bene praticamente su tutti i terreni. È stato un pochino instabile nel tallone perché bisogna allacciare molto bene questa scarpa per far sì che il piede non perda aderenza. Però al primo impatto la risposta del battistrada è stata molto 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 buona. La proveremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per capire anche durante gli allenamenti quotidiani come può essere sfruttata al meglio. Parliamo di una scarpa che pesa comunque 300 grammi, si sente al piede, per cui serve per fare certe tipologie di allenamenti e di gare, non pensiamo di correrci le ripetute, per intenderci. Explore di Craft è già disponibile nei rivenditori specializzati e sul sito Craft, costa 150 euro, per cui nella media di quelle che possono essere le scarpe daily trainer. Questo battistrada che è molto particolare, provatele se avete l'occasione, magari venite a provarle qui al Vittoria Park perché sarà un parco giochi per chi ama la bici e soprattutto la gravel, ma anche per i runner devo dire che il divertimento è assicurato. Noi ci vediamo sui nostri canali YouTube e social per le prossime recensioni e i prossimi video articoli. Non dimenticate di fare clic sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità.